Google interno. Sai cos'è? Quando io non so come fare per ricordarmi qualcosa o per trovare una soluzione ad un problema particolare, un'idea innovativa, un nome adatto ad una nuova società, spesso chiamo in causa il mio Google interno. Che cos'è il Google interno? È una risorsa fantastica che ognuno di noi ha a disposizione. Io devo dirti, non è che ho fatto degli studi scientifici, mi sono semplicemente inizialmente fidato del suggerimento che mi ha dato una mia carissima amica, che adesso non è più qui con noi, ma che veramente mi dava sempre ottimi consigli. Mi disse: Robin, quando non ti ricordi il nome di qualcuno, non c'è bisogno che dici oh, porca miseria mi sfugge, porca miseria non me lo ricordo. Che questi sono come dei comandi che dai al tuo servizio archiviazione, memoria, ricordi, e gli stai dicendo ok, non ce l'ho, non me lo ricordo. Se tu invece al tuo Google interno gli dici forse adesso mi verrà in mente, fra poco mi ricorderò, mi sfugge in questo momento ma dammi il tempo e mi tornerà sicuramente chiaro il nome di questa persona, tu vedrai che il tuo Google interno si mette al lavoro, e magari non nei tempi che a te servono, a volte immediatamente, a volte dopo più tempo, torna con il risultato che tu cercavi e lo puoi utilizzare sia per ricordarti di cose che non ricordi più, ma anche per dargli dei task più impegnativi. Io per esempio, quando non mi chiamavo ancora Robin Good, cercavo disperatamente un nome adatto, un nome che non fosse difficile per chi non era italiano, un nome che fosse facile da scrivere, da ricordare, da memorizzare e che soprattutto mi rappresentasse. Ma pensa e ripensa, un nome adatto a poter firmare i miei articoli in lingua inglese non lo trovavo, finché sono venuto a conoscenza tramite Susi del Google interno. Quindi non è che ci ho pensato due volte anch'io in questa occasione e ho detto andiamo a provare come funziona questo Google. Diamogli un bel task. Google interno, ho bisogno di trovare un nome adatto, che sia un nome facile, breve, che in qualunque paese del mondo se lo dico mi possano capire quasi subito, gli si accenda una lampadina. Io cerco un nome speciale, un nome ribelle, un nome anti-autoritario, un nome di qualcuno che vuole cambiare realmente le cose. Purtroppo, nonostante tutto questo entusiasmo, cioè tutta la carica che io ci avevo messo nel dire al mio Google interno quello che cercavo, passate un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, un mese, mi sono dimenticato completamente di questa cosa. Fatto sta che un giorno mi trovo al semaforo tra via San Damaso e via Gregorio VII, è come se fossi San Paolo sulla via di Damasco, una voce dentro il casco mi dice: il nome ce l'ho, ti chiami Robin Good, ma aspetta a impennare, è ancora rosso. Non solo ti chiami Robin Good, ma sei Robin Good quello che viene dalla foresta di Sherwood. Oh! Ho parcheggiato proprio lì, sono andato in rosticceria, mi sono fatto apparecchiare un pranzo, cioè hai capito? Se già era stato geniale da parte del mio Google interno di trovare Robin Good, simile a Robin Hood, però diverso, originale, in qualche modo anche più facile, mi aveva anche definito e individuato da dove venivo. E poiché Robin Hood, il mio presunto zio, veniva dalla foresta di Sherwood, scritto S-H-E-R Wood, io venivo da una foresta un po' più a sud, una foresta particolare caratterizzata da persone che volevano condividere gratuitamente le loro idee, i loro contenuti di valore, le cose che scoprivano. E quindi la foresta non si chiamava Sherwood, ma si chiamava Sherwood, scritto leggermente diverso, S-H-A-R-E, la foresta della condivisione. A Google interno gli ho detto: ma chi sei? Sei un grande! Io non lo so, non ho dati a mio favore di carattere scientifico, non ho ricerche neurologiche, non ho nessun dato ufficiale a conforto che io ti possa portare, ma ho soltanto la mia esperienza e devo dirti che con me funziona. Google interno c'è e va che è una meraviglia. Perché non gli dai una collaudatina anche tu?
Google interno. Usalo.